I posti abbandonati, in zone isolate e nascoste, sono quelli che io preferisco, perché di solito sono le destinazioni che la maggior parte delle persone normalmente evita, mentre per me sono sempre fonte di ispirazione e scoperta. Ci troviamo all'interno di un bosco, lontani da tutto e da tutti, completamente immersi nella natura. Stiamo per raggiungere la nostra nuova destinazione, non una casa qualsiasi, bensì una borgata antica, che si potrebbe definire come un condominio dei secoli scorsi. Non si tratta infatti di una semplice abitazione, ma tanti piccoli appartamenti costruiti l'uno vicino agli altri. Tante abitazioni fatte per accogliere decine di famiglie, l'una vicino all'altra. Una tipologia di struttura rurale ormai molto rara, in quanto spesso edifici di questo genere tendono a scomparire una volta abbandonati, per fare spazio a soluzioni abitative più conformi allo stile di vita moderno. Ma forse, per via della sua posizione molto isolata, questo antico edificio si è conservato fino ai giorni nostri, ed è anche molto antico. Alcune porzioni sono state edificate addirittura nel 1776, altre nel secolo successivo. Questo è un pozzo naturale. Ogni abitazione è abbastanza simile alle altre, una conformazione strutturale che serviva a suddividere il meglio possibile i vari alloggi, che erano essenzialmente configurati con una piccola cantina attigua alla cucina, un frigorifero naturale con tanto di piccolo pozzo per l'acqua, una palazzina che all'epoca vantava di una certa comodità e praticità tipica delle abitazioni rurali d'una volta. Ogni abitazione presenta delle sostanziali differenze, come ad esempio il numero di oggetti rimasti, che varia a seconda del periodo dell'abbandono e dal modo in cui vari alloggi sono stati abbandonati nel corso degli ultimi decenni. Faccio notare che stiamo camminando sopra diversi metri di macerie e gli alberi sono belli robusti e belli grossi, quindi si parla di un crollo di almeno 20 anni fa. Facciamo molta attenzione a dove mettiamo i piedi. Ecco, da qui si va da un'altra parte. Il crollo di certe zone fa denotare che l'abbandono è avvenuto da parecchi anni, anche se per certi dettagli è come se il tempo si fosse fermato. Questa casa, ad esempio, è stata abbandonata tra la fine del 1989 e l'inizio del 1990. Abitazioni semplici e povere, ma non prive di quel particolare fascino che soltanto certe case sanno trasmettere, perché questi alloggi hanno visto il passaggio di almeno 7 generazioni umane. Sono quindi carichi di storia e ricordi, memorie costituite da uomini e donne contadine, nomi e volti non considerati dai libri di storia, ma che costituiscono il cuore di questi territori. In alto, praticamente irraggiungibile, giace una traccia molto interessante,
un motto realizzato nel 1700. Non è facilmente leggibile. Se qualcuno di voi riesce a decifrarlo, è pregato di scriverlo nei commenti. Davanti alla palazzina è presente quest'altra struttura, che una volta era una semplice stalla. Purtroppo è una zona che ha visto giorni migliori. Sono avvenuti abbastanza recentemente dei crolli, che porteranno l'intera struttura, un giorno, a collassare su se stessa. Giusto per incrementare l'effetto nostalgia, in quest'altro appartamento il ritrovamento che ho trovato più interessante è un telefono cordless degli anni 80, un vero reperto storico. E inoltre è particolare la presenza di un telefono di questo tipo in un'abitazione tanto semplice e spartana. È molto difficile parlare di storia, perché in rete, naturalmente, non esistono informazioni su questo luogo, che sembra essere stato dimenticato dalla coscienza collettiva dell'umanità. Eppure scopriremo più avanti che non è del tutto vera questa affermazione, perché sarà pure vero che gran parte degli appartamenti sono stati abbandonati negli anni 90, ma c'è anche una zona che sembra sia stata utilizzata per più tempo, e sono giunto alla conclusione che l'ultimo proprietario abbia vissuto qui almeno fino al 2007. Passaggio così piccolo, come si fa a fare? Parlavo naturalmente di legittimo proprietario, perché dopo il 2007 c'è stato un lungo periodo in cui qualcuno ha occupato questa abitazione, abitandola in modo abusivo e in condizioni tutt'altro che confortevoli. Ciò che più sorprende è che egli abbia abitato abusivamente fino all'estate del 2019, quindi in un periodo molto recente. Non so per quale motivo colui che occupava questa casa sia andato altrove. Quello che salta immediatamente all'occhio è il caos di questa stanza, dove ci sono oggetti appartenuti al vecchio proprietario ed altri oggetti portati dall'abusivo, creando un ambiente grottesco, caotico e sporco, un ambiente selvaggio e degradante. A volte le esplorazioni portano alla luce anche questo aspetto della società. Persone che per lo Stato non hanno un nome, che abitano per un certo periodo queste vecchie abitazioni, arrivando in silenzio e che spariscono altrettanto silenziosamente. Anche quest'oggi vi ho portato in un posto abbandonato. Spero di aver solleticato la vostra curiosità
e che abbiate voglia di seguirmi nelle prossime esplorazioni. Grazie per la visione, alla prossima!